Salve a tutti, mi viene chiesto di parlare di un film che mi fa stare meglio e lo faccio molto volentieri. Innanzitutto ci tengo a dire che quasi tutti i film mi fanno stare meglio. Il cinema fa stare meglio, ma così come altre arti, la letteratura, la musica, insomma, leggere. Ascoltare dischi e guardare film, che in questo caso è proprio il mio specifico. È difficilissimo scegliere un film, se proprio dovessi dirne uno, direi L'uomo che uccise Liberty Valance. È un western, però non è un western classico, non è pieno di sparatori, ecco per intendersi, anzi c'è forse l'unica scena proprio quando appunto qualcuno uccide Liberty Valance, mistero, The Man Who Shot Liberty Valance. Il grande John Ford è il regista, quindi uno dei più grandi registi della storia del cinema tout court, ma sicuramente il più grande regista di western della storia del cinema. È un film del 1962 con John Wayne, con James Stewart, Lee Marvin, Lee Van Cleef e tantissimi altri. Perché mi fa stare bene? O meglio, intanto perché lo so quasi a memoria. E questa è una componente molto importante, cioè riconoscere qualcosa che si sa e che si ama è tranquillizzante. Pensate alle favole che si raccontano ai bambini, no? Io ho tre figli e spesso volevano che io raccontassi loro la stessa fiaba. Perché la sapevano, perché sapevano come andava, sapevano che sarebbe stato un trauma, un problema e che tutto si sarebbe risolto bene e quindi la volevano sentire. Nel caso di The Man Who Shot Liberty Valance per me è la stessa cosa, io lo so come andrà, so cosa succede, ma mi fa stare bene. Poi perché è un film di tale bellezza che di fronte alla bellezza, ecco, non si può che gioire. Dove sta questa bellezza? Intanto nella storia, è uno dei film raccontati meglio, secondo me, nella storia del cinema. Comincia nel 1910, ma poi c'è un flashback all'indietro, nei primi tempi del West. E poi perché racconta di uomini di buona volontà, James Stewart è un giovane laureato, il cui, diciamo, destino spinge ad andare verso il West, verso l'Ovest, e trasforma il mondo che lui incontra in un mondo di non violenza. John Wayne invece diciamo, è un cowboy all'antica, che usa le armi, ma non è un cattivo, lo fa per mancanza di cultura e James Stewart lo conquista con questa cultura. Insomma, il bene trionfa, la cultura trionfa, i buoni sentimenti trionfano, e quindi ve lo consiglio, meraviglioso film, L'uomo che uccise Liberty Valance, 1962, John Ford è in bianco e nero, ma in un meraviglioso bianco e nero. Grazie, state bene.